Oggi non era una partita affatto facile. Giocavamo contro un avversario che ha tantissimo entusiasmo, propositivo e coraggioso, spregiudicato, quindi non è facile affrontare avversari di questo tipo. Siamo stati molto molto bravi a levare gli spazi che avrebbero voluto prendere e a sfruttare quelli che invece hanno lasciato, quindi meriti ai ragazzi per questa grande prestazione. Ma tutti mi stanno mettendo in difficoltà tutti i giorni perché abbiamo un gruppo con grandissime qualità, ma la cosa importante che sappiamo è che è importante trovare la continuità che in questo momento abbiamo ritrovato, come che c'è un pizzichino mancata, e proveremo già a partire dalla prossima gara a mantenere questa marcia. Sul gol subito nelle ultime due gare, problemi difensivi risolti. Ma ogni partita ha una storia a sé, oggi siamo stati bravi, ripeto, perché non era facile farlo contro un avversario così. Eravamo stati bravi anche in altre circostanze, credo, al di là del risultato finale, che era stato molto molto pesante per noi, per la qualità del gioco espresso. In questo momento non siamo penalizzati dalla prima ingenuità e riusciamo a colpire un pizzico meglio rispetto a come facevamo prima, quindi siamo contenti di questo e vogliamo continuare su questa strada. Non le piace parlare dei singoli, ma in prota al suo quinto centro stagionale. Ma Riccardo è stato bravo, come sono stati bravi tutti i suoi compagni e come sono stati bravi i ragazzi che sono entrati, perché oggi, l'ho già detto e lo ripeto, non era facile, siamo stati bravi a far diventare un pochino più semplice una partita che prima di giocarla era molto molto complicata. Quando è maturata la scelta della coppia d'attacco Sissé Iovolano? Ma avevo Antonio Frolo Flores, insomma, che conosciamo tutti le grandissime qualità che ha, che aveva rifatto due partite piene, fatte anche molto molto bene, a distanza di pochi giorni dopo non aver giocato per tantissimi mesi. E quindi mi sarebbe sembrato un rischio troppo grande quello di mandarlo in campo. Franco Brienza, che pochi giorni fa ha preso una botta in allenamento e quindi neanche lui ho voluto rischiare per non compromettergli uno stop più lungo. Galano che sta rientrando. E come vi avevo detto pochi giorni fa, ho preferito mettere in campo i giocatori che stavano meglio mentalmente e fisicamente, perché sicuramente oggi la partita c'era bisogno di farla nella sua pienezza e siamo stati bravi a farla. Muoviamoci in sei partite, ora la classifica del Bari risponde un po' più a quanto visto sul campo. Non era veritiera qualche giorno da fa, sicuramente, perché avevamo espresso delle prestazioni diverse da quelle che poi dicevano i risultati finali. Ci siamo ripresi quello sotto il punto di vista dei risultati. Lo stiamo continuando a fare sotto quello delle prestazioni, sappiamo che abbiamo ancora dei margini grandi e vogliamo continuare a tenere il piede sull'acceleratore.